Tutta la gloria va a Dio e a Gesù. Un buongiorno, un buon inizio della settimana a tutti quanti. Il Signore è grande e meraviglioso. Ho voluto registrare questa immagine con questa scritta: l'ignorante attacca con la bocca, ma il saggio si difende con il silenzio. È vero, certe volte qualcuno si vuole difendere, ma mentre si difende si danneggia di più, inconsapevolmente. L'unica cosa è il silenzio. Gloria a Dio. Alleluia. Miei cari, nella grazia, questo è ciò che stamattina il Signore mi ha messo nel cuore e vorrei diffonderlo, come infatti l'ho messo nel mio profilo. A volte parlare ci danneggia, meglio stare zitti, in silenzio, e aspettare ciò che il Signore ci vuole donare. Amen. Bene. Vogliamo mettere il messaggio di stamattina. Questa nuova settimana sia nel silenzio. Lasciamo che le nostre opere parlano da sé.
Bene, miei cari, vogliamo adesso lodare il Signore. Se potete, chiudete gli occhi e pregate insieme a me. Alleluia. Santo Padre, santo, santo, santo sei, Signore, Dio dell'universo, il cielo e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto del cielo. Tutta la gloria va a te, Padre. Vogliamo stamattina venire a te, Signore, con tutto il nostro essere e portare tutti i nostri difetti, le nostre difficoltà, le nostre malattie, le nostre angustie, le nostre ansie. E vogliamo versare ai piedi del tuo figliolo Gesù Cristo, sapendo che il tuo figliolo sarà un portatore di ogni cosa verso di te. Signore, sappiamo che tramite il tuo figliolo tu ci libererai da ogni difficoltà, da ogni angustia, da ogni cosa che ci preme e ci porta lontano da te. Grazie, Signore. Grazie che attraverso questi pesi che scarichiamo la nostra vita diventa più leggera, più pura, più perfetta. Grazie, Padre. Ti ringraziamo, Signore, secondo ciò che Tu hai lasciato detto con la Tua parola attraverso il Tuo figliolo. Immensamente grazie. Alleluia. Santo, santo sei, Signore. Benedici ancora tutta l'umanità, Signore, dal più piccolo al più grande, dal più grande al più piccolo, che possa tutta l'umanità quest'oggi avere un sollievo nella loro vita, sentirsi più leggero, più felice, più in armonia, perché siamo sicuri, Signore, che Tu opererai nelle loro vite e nelle nostre vite. Grazie, Padre. Benedici ancora tutti gli ammalati, i carcerati, i bisognosi, le vedove, i bambini senza tetto, gli orfani. Sì, Signore, chiunque in questo momento sta soffrendo, chiunque in questo momento è nelle cliniche, negli ospedali, nelle cure, che possa oggi avere un sollievo, una guarigione, secondo ciò che si aspettano. Grazie, Padre, ti ringraziamo, ti lodiamo, nel nome del tuo figlio Gesù Cristo, che tu l'hai benedetto sempre in eterno. Amen. Amen, mia cara. Gloria a te, Padre. Mia cara, nella grazia, vi saluto nella pace del Signore e ci sentiremo nel momento della pausa sul lavoro. Addio, piacendo. A presto. Vi abbraccio come faccio sempre, con un grande bacio doppio. Pace del Signore.